Ciao a tutti. Alzi la mano il produttore cui non sia mai successa una cosa del genere. Doppio clic sul mio progetto, che ho copiato da un computer ad un altro, da un hard disk ad un altro, lo apro dopo un anno e mezzo, il progetto migliore della mia vita. Doppio clic. Apre Logic, bam. Non trova più i miei audio file. È la classica cosa che facciamo tutti. Skip all e vediamo cosa succede. Skip all. E ecco qua il mio bel progetto di Logic, così come l'avevo concepito. Completamente vuoto. Non suona niente. Perché? Perché molto probabilmente quando abbiamo fatto il salvataggio del nostro progetto, Save As, l'abbiamo fatto senza includere gli audio file, quindi ricordiamoci che questi vanno sempre spuntati tutti, sia che facciamo package che folder, perché altrimenti c'è il rischio che questa cosa succeda. Ma adesso comunque la cosa è successa e dobbiamo risolverla. Come risolverla? Allora, prima di tutto andiamo a vedere a cosa fanno riferimento queste regioni. Cliccando su questo simbolo qua, oppure sulla lettera F di Firenze, ecco che i miei audio file mi dicono a che cosa fanno riferimento. Io, per vedere ad esempio dov'è che sono quest'unico audio file a cui sono state estrapolate quattro regioni, clicco su questo punto esclamativo. Doppio clic e mi dice: vuoi cercare l'audio file chiamato Untitled 14.1? Io posso far così, seleziono il nome, Command C, ovvero copia, faccio locate e lui, nella migliore delle ipotesi me lo trova, quindi adesso l'ho trovato subito perché l'avevo già posizionato dove volevo, ma nel caso che vado qua nel search, oppure vado su MacBook, search, ed ecco che lui me lo trova in questo Mac. Lo seleziono, do open, ed ecco che mi ha ripopolato i file. Proviamo a farlo su questo Alt Metal 15, doppio clic, voglio rilocarlo, sì, locate, ovviamente se io so dov'è, avanzo tempo, tipo io so di averlo messo in un hard disk esterno, che è questo qua, eccolo qua, l'Alt Metal 15, ci clicco sopra, open, eccolo qua. Sta donna Improv 2 invece non me lo ricordo. Quindi cosa faccio? Locate. Scusate, prima devo selezionare il nome, se no mi perdo. Donna Improv 2. If, locate. Non è qua, infatti non è qua. Allora facciamo così. Cercamelo. Eccolo qua. E così via. Una volta che io li ho selezionati tutti, scusate, salto sempre un passaggio, una volta che io li ho selezionati tutti, cosa faccio? Mi conviene consolidare il mio progetto, perché se no questo problema qua ce l'avrò comunque prima o poi di nuovo. Doppio clic. Mio elettropiano qui, if, ok, locate, cercamelo, non me lo trovi qua, cercamelo nel Mac, cerca, è questo, ho fatto fatica a trovarmelo, forse perché ho sbagliato il nome, trovo così, eccolo qua, perfetto, una volta che ho fatto questo, mi conviene chiudere questa finestra, e andare su File, Project Setting, Assets.
Facendo così, copiami gli audio file nel progetto. Faccio anche copiare tutto nel progetto, che non si sa mai. Chiudo, salvo. E adesso il mio progetto lo posso tranquillamente spostare su hard disk esterni, perché avrò consolidato il mio progetto. Se faccio clic col tasto destro, nel caso di un package, mostra contenuto pacchetto. Vedrò che in media al suo interno ci sono gli audio file che utilizzo. Quindi io, con doppio clic, avrò il mio progetto consolidato. Adesso facciamo una controprova. Li tolgo di nuovo, perché ho un'altra procedura per poterlo fare. E in partenza, se so dove sono i miei file, ovviamente, doppio clic, posso dire search oppure locate i miei file. I miei file sono tutti nel desktop, quindi l'untitled è questo, e in teoria mi trova già tutti gli altri, l'avete visto? Ne ho dovuto dire soltanto dove era il primo, ed ecco che tutti gli altri me li ha trovati in automatico. Torniamo su file. Project setting, assets, copiami tutto, salva, chiudo logic, questi li posso anche buttare via perché tanto sicuramente me li avrà messi qua nei miei audio file. Grazie di tutto, spero di esservi stato utile e alla prossima. Ciao!